Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa volta mi sono ricordata e quindi lo scontrino lo metto subito. E devo dire che ci tengo in particolar modo perché questa volta la spesa fatta da Lidl è stata grandiosa. Ci sono un sacco di sconti super super interessanti. Vado pianissimo proprio per farveli vedere, ma soprattutto questo sarà un video spesa con un sacco di idee. Quindi ho speso 217,47 euro. Insomma, ho preso proprio due cosette, ma ci tenevo a farvelo vedere perché è veramente carino, perché c'erano un sacco di novità. Cominciamo con il video. Dunque, il video che vi mostrerò oggi è sicuramente tra i video che io amo di più fare per quanto riguarda i video spesa. Questo perché? Perché la Lidl ogni tanto ci propone quelle uscite che sono così ogni tanto, ma oggi veramente c'erano un sacco di novità, come ad esempio, ve li mostro subito, questi sono dei bellissimi tulipani, ne ho presi due mazzi, se non erro dovrebbero essercene, sì, forse 8. 8 in ogni mazzo, e devo dire che la Lidl, quando arriva comunque poi il mese di marzo, ci delizia con questi splendidi mazzi di fiori. Ce n'erano davvero di tutti i colori. Oggi lo stand era stracarico, strapieno, è evidente che li avessero appena messi, quindi sono stata fortunata. E ce n'erano davvero di tutti i colori. C'erano addirittura anche quelli lilla, che a me personalmente non mi era mai capitato di vederli, però c'erano bianchi, gialli, rossi, veramente di tutti tutti i colori, e io questa volta ho scelto questi splendidi di questo colore rosa. Ok, li sposto senza, non li voglio rovinare. Con il fatto che comunque la primavera alle porte, come vi dicevo, ci sono un sacco di novità. Quindi poi ho preso questi tre vasi, però sono molto particolari, a parte comodi anche perché comunque hanno il sottovaso e quindi si evita di sporcare sotto. Ma la particolarità è che sono appunto tutti e tre attaccati. Io pensavo qui ad esempio di metterci delle piantine, quelle ad esempio, come si chiamano? Non mi viene in mente comunque. Qui avevo intenzione di mettere il basilico, il rosmarino e la menta. Se riesco a trovare la menta, belli, molto molto belli. Poi, particolare, io questi, come si chiamano? Non lo so, oggi non mi vengono i termini. Comunque, questa sorta di espositori li ho visti di solito dalle influencer quando fanno i video per il make-up. Non lo so, stavo vagliando anch'io l'idea di poter sistemare anche la mia postazione make-up con questi, però oggi nello specifico invece li ho presi per metterci tutti i tipi di spezie. Vedrò adesso a fine video magari di farvi vedere anche come ho deciso di, aspettate, ok, come ho deciso poi di, stai fermo, di sistemarle. Allora, vediamo come posso fare. Questo lo sto girando in un altro momento, questa clip, eh. Le togliere queste. Qua ci sono le bustine. Sì, ok, è caduto. Allora, io direi di mettere dietro quelli che so che userò di meno. Quindi la noce moscata, il curry, no, la cipolla io la metterei di qua, poi l'aglio assolutamente di qua, i vari tipi di peperoncino, qui questo l'origano qui, l'erba cipollina. Pepe bianco, che poi in verità vedo che
ce ne entrano anche di più se sposto leggermente. Qui ho altri doppioni di aglio. E qua su invece potrei mettere questo, molto carino, questo l'avevo comprato una volta e sono proprio i pistilli di zafferano, o non lo so, credo si chiamino così. E questo lo metto. Poi, altra novità molto molto carina, io non li avevo mai visti, o meglio, li avevo visti su qualche sito, insomma, però non mi era mai capitato di trovarli lì. Aspettate perché ve lo volevo aprire e sono dei piccoli contenitori in plastica e vanno bene, adesso è perfetto, l'ho strappato, ok. Ma sono molto molto particolari. Adesso farò un fail, io già lo so come si apre sto coso. Tanto io già lo sapevo che perfetto. Sento anche i carrelli sotto che passano. Ok, però ho visto, pensavo di impiegare di più. Ok, allora, ad esempio, questo è per l'avocado. Io la trovo un'idea molto molto carina perché alcune volte, ad esempio, se ne usa soltanto la metà e poi l'altra metà non si sa dove riporla. Comunque, anche se la si avvolge nella pellicola, comunque sia, va sempre a scurirsi. E la caratteristica è comunque che ha questa parte in gomma, forse così rende di più. Ecco. Ma vanno anche bene comunque per riporre anche altre cose, ad esempio, non lo so, boh. Delle uova, oppure ce n'era anche un altro che era perfetto, non mi si chiude, ma sono io che sto sbagliando sicuramente. Vai Cassandra, ce la puoi fare. Ok, così adesso è chiuso. Bene, possono anche servire per metterci qualcos'altro. Vi apro anche quest'altro, visto che ci sto comunque. La casa è Ernesto, ad esempio qui c'è scritto contenitori limone. Volevo prendere un pezzo di limone per farvelo vedere, però mi sono dimenticata, magari taglio e poi ve lo faccio vedere. Comunque è fatto nello stesso modo, sempre con questa sorta di plastica che però è molto morbida, ovviamente è adatta per gli alimenti. E ci si può mettere ad esempio mezza mela o mezzo limone. Ce n'era anche un altro, era rosso ed era piuttosto grande. E io ho preferito non prenderlo perché comunque non l'ho trovato molto interessante, quindi per quelle che sono le mie necessità. Però sono comode. Aspettate che vi prendo mezzo limone. Ecco, magari togliamo la parte dietro. Allora, ad esempio, questa l'apertura di questo è molto molto più comodo perché si gira così, mentre quest'altro ha un tipo di apertura e chiusura leggermente diverso. Non è che ho preso io quello fallato, cioè può essere sicuro, eh? Perché non vai di qua? Non lo so. Vabbè, ok, adesso no, non si è chiuso perché? Cioè, non è che io ogni volta che devo mettere qualcosa qua dentro posso fare un film del genere, eh? No, raga, mi rimane così. Ma perché? Non lo so. Ok, sta uscendo fuori un film, va bene. Dopo mi accerterò se magari è quello mio che è fallato oppure che, sì, insomma, è colpa mia. È più, penso che sia più fattibile, eh? Che sia colpa mia, ok. Invece questo è entrato alla perfezione. Vedete quanto è carino? Molto, molto carino. Poi, altra cosa, vediamo. Era tutto, diciamo, in previsione un pochino della stagione.
quella che ha le porte, quindi quella primaverile, e mi era piaciuta appunto questa tovaglia. Ce n'erano anche altre forme, c'era anche quella rotonda, e io invece ho scelto questa rettangolare. La misura è 130x160, veramente veramente carina. Anche il tessuto di quelli lavabili, però è molto molto morbida all'occhio e comunque al tatto sembra una sorta, boh, non lo so, tipo raso, un qualcosa del genere, molto bella. Livaro Home, e quindi qua c'è scritto che è senza PVC ed è adatta per gli alimenti. C'era anche un'altra fantasia molto molto carina, però io ho pensato che per l'esterno, perché questa io la voglio mettere sul tavolo che ho al terrazzo, ho pensato che questo tipo di colore fosse più adatto. No, tu non puoi stare qui. La spostiamo. E poi ho trovato anche di loro ce n'erano un sacco di fantasie diverse. Volevo spostare questo perché, ecco, perfetto, mi dà fastidio. Ce n'erano di fantasie diverse, di vari colori e vari disegni, e a me è piaciuto prendere questo perché comunque si intona a quelli che sono i colori della mia cucina, quindi questa sorta di verdino pistacchio chiaro, molto molto chiaro. A me piacciono molto i colori pastello. E poi c'è anche quest'altro che è fatto con tutti questi pois molto molto carini di tutti i vari colori pastello, quindi giallino, violetto, rosa, pescato, molto molto belli. Ed è il classico formato da 50, è il formato, quindi la dimensione 50x70. Belli, mi sembra un bel cotone, non male. E volevo vedere qualcos'altro. Con i nostri prodotti certificati sosteniamo la realizzazione di una produzione sostenibile di cotone in Africa. Bella anche questa idea. Interessante, ho trovato anche questo sotto, dovrebbe essere un sotto della tuta. Allora, io non so se andrò ad utilizzarlo esattamente per uscire, non lo so, può darsi anche per fare degli allenamenti, però a dire il vero io l'avevo pensato per la casa, quindi da utilizzare in casa. Sapete, quando non si vuole stare sempre, sempre in pigiama, io infatti non ci sto mai, e quindi l'ho trovato molto comodo, mi è piaciuta un sacco questa fantasia, vedete com'è fatta? Sono questa sorta di fiori particolari e mi è piaciuto anche molto, soprattutto i colori, l'abbinamento dei colori insieme. E questo è un fondo di color crema. Allora, ce n'erano rimasti davvero pochi e ho dovuto prendere questa che è la taglia M. Avrei preferito una S, comunque calzano piuttosto bene e sono forse un pochino grandini, però comunque ho pensato che per stare in casa vanno bene, anche se sono comunque, ecco, diciamo, comodi. E ha la coulisse qui in vita, quindi questa non è una coulisse per estetica, ma serve proprio per stringere. La marca è Esmara, quindi la classica dell'abbigliamento che usa la Lidl. Mi piace anche che abbia questa parte qui in alto un pochino più grande. Carina anche questa decorazione qui, vicino alla tasca. Le tasche sono vere, ce ne sono due. No, non sto facendo una descrizione di questo pantalone, perché si vede che mi piace. Comunque, alla fine finisce così e quindi non c'è necessità neanche di dover fare l'orlo. Io l'ho trovati molto molto comodi, molto belli. A proposito, cosa importante è che non sono propriamente primaverili, infatti non c'è il garzato, non so se si può vedere, ma all'interno c'è questa sorta di felpato. Poi
tanto i prezzi, poi vi ho fatto vedere lo scontrino, comunque veramente costavano pochissimo. Poi ho preso le colombelle in previsione della Pasqua della marca Sapore, quindi allora in verità le ho prese, sapete come al solito io a me piace tenere in casa se mi serve da fare qualche regalo di qualcuno così all'improvviso che ti viene a trovare senza preavviso e quindi danno a rimanere così senza nulla. E queste erano carine perché hanno questa forma di colomba, sono incartate separatamente. Dentro ce ne sono 6, non ce ne sono molte, infatti sono soltanto 127 grammi. Grande offerta di oggi anche e per tutta la settimana lo shampoo. La Lidl, allora, se non erro, dovrebbe essere sicuramente una volta l'anno. C'è questo tipo di offerta a soltanto 3,99 euro. Ma è davvero una super offerta perché questa è la confezione maxi da 700 ml, quindi veramente molto molto grande, dello shampoo dell'Oreal dell'Elvive. Io ho fatto davvero una maxi scorta, questo lo usiamo noi, quindi non lo andrò a regalare e sicuramente ho preso il mio, questo è assolutamente il preferito, è ottimo. E dentro qui c'è scritto che ha un'idratazione profonda per 72 ore, ha idraialuronic e veramente promette quello che c'è scritto. E qui c'è scritto che è per i capelli disidratati. Ne ho presi 2, 4 e 5. Davvero questo color lilla è veramente fantastico. E poi ne ho presi anche altri due, sempre lo stesso formato, stesso prezzo. E invece quest'altro è lo shampoo riparatore. E qui c'è scritto che è al 2% concentrato riparatore con cheratina, specifico invece per quelli che sono i capelli danneggiati. Poi lui lo terrò un pochino più da parte, questo rosso, per quando arriverà la stagione invece più calda, ed è il Color Vive, ed è uno shampoo protettivo con l'aggiunta di un filtro UV e peonia rossa. Qua c'è scritto, scusate, fino a 10 settimane, protezione colore, e va bene appunto per i capelli colorati o con le mesh, quindi perfetto per quella che è la stagione anche estiva. Poi altra super offerta che c'è per questa settimana è il detersivo in polvere. Questo della Dash, io lo trovo molto molto comodo quello in polvere, anche se io di solito uso quello liquido, però quello in polvere mi piace usarlo ad esempio per tutta la biancheria, perché mi dà proprio un profumo, sia un profumo ma anche un pulito molto molto profondo nei tessuti. E questa è la confezione gigante, volevo vedere se c'era il peso. Sì, sono 4,3 kg, veramente grande, ne ho voluto approfittare, appunto ne ho presi due, questo penso che mi durerà tantissimo. E qua c'è scritto Dash Power, quindi tecnologia antiresidui, 86 lavaggi, e a dirvi il vero, sapete perché cosa io lo uso anche? A me piace anche fare ad esempio dei piccoli piccoli sacchettini da mettere poi in dei piccoli contenitori molto molto piccoli da mettere ad esempio nella biancheria oppure negli armadi o sotto il cassettone del letto. Ma veramente sono tipo adesso tutta la cucina profuma di pulito, quindi profuma di Dash. Mi sono fatta spazio. Altro prodottino molto carino, ad esempio, erano questi coltelli. Ce n'erano di vari colori, c'era anche lilla e rosa, ed io ho scelto loro due, il giallo e il verde. Cos'è questa cosa? Un pelucchio? Un pelucchio, vabbè.
Ho preso queste due colorazioni, qua c'è scritto 3 anni di garanzia, però io adesso ne volevo aprire uno, anzi ne volevo aprire tutti e due con voi. È incredibile di come io, vedete la mia delicatezza. Incredibile di come io non abbia qualcosa per aprire. Eppure mi trovo in cucina e che non mi va di alzarmi, ecco. No, non mi sono tagliata. No, però mi è venuta la righina bianca. Va bene, ok. Facciamo piano. E quindi il coltello in ceramica, perché io ne avevo due presi, mi sembra un paio di anni fa, e sempre in ceramica. Questi veramente tagliano proprio come si mette. Vabbè, non, lasciamolo così, lasciamolo, ok. E poi l'ho preso anche giallo. Veramente bisogna fare attenzione quando lo si apre, perché questa volta ci sono andata piano, avete visto? Taglia anche la confezione. Benissimo. Però io volevo vedere, io adesso lo volevo capire questo come. Ah, ecco, ok, sì. Ce l'ho. No. The other side, non ti capisco perché non va. No, questo, no, non ci posso scherzare su questa cosa. No, però in questo senso non entra, però entra così. Ok, così. Perché lo vuoi mettere così? Così. Infatti metto anche quest'altro, così mi levo subito il pericolo di torno. Ok, molto carino. Però sapete cosa? Mi sono pentita di non aver preso anche quello lilla e quello rosa. Quindi io domani sicuramente andrò lì. Perfetto. Ok. No, perché sono veramente molto molto belli. Hanno il manico in plastica, però sono belli, hanno una buona impugnatura, veramente belli. Poi ho preso, c'era ovviamente per la oddio, per la Pasqua, stai fermo. Per la Pasqua c'era questa confezione in offerta di uova, quindi la confezione XXL 18 uova, mezza, madonna, mi verrà un video lunghissimo, lunghissimo, 18 uova medie. Io ci devo fare un po' di cose, però vi volevo mostrare, queste le ho prese però in un'altra occasione, in un altro posto, e ho preso anche quest'altro tipo di uova. Vedete quanto sono belle, la differenza che sono appunto quelle livornesi. Io adesso voglio comprare del colore adatto per gli alimenti e le trovo più indicate appunto rispetto a queste altre che hanno il classico colore. Peraltro queste bianche sono quelle che si vendono in America, vendono solo quelle bianche. Poi non so, combinerò un danno dei miei. Poi, allora, intanto togliamo subito i mirtilli. Ho preso la confezione, qua dentro ce ne sono tanti perché sono 400 grammi e io quando li trovo da Lidl li prendo sempre perché sono davvero buonissimi. Sono pieni di succo, fanno benissimo, hanno roba adesso? Oddio. Non lo so. Non lo so, vabbè, non lo so, ok. Hanno molteplici proprietà benefiche. Poi io direi di farvi vedere tutte queste confezioni di spezie.
voglio sistemare dentro quelle espositori che vi ho fatto vedere a inizio video, però magari non lo so, probabile che toglierò il video e magari quello lo, non lo so, probabile che lo farò domani mattina, comunque voi giustamente lo vedrete in un unico video. E ho preso l'erba cipollina, poi il peperoncino, quello frantumato, il curry, la curcuma, fa benissimo la curcuma, della cipolla granulare, praticamente le ho prese tutte, quasi tutte. Poi del pepe bianco, dell'aglio, che poi già ce l'avevo, però bene. Poi del peperoncino macinato, poi noce moscata in polvere, del prezzemolo e dell'origano norvegese affumicato, però con la caratteristica che è al whisky. Io l'ho già provato, la confezione è da 100 grammi ed è veramente buono. Buonissimo, sempre della linea Deluxe. Poi c'era anche del parmigiano reggiano DOP, denominazione origine protetta, quello stagionato 40 mesi. La confezione è da 200 grammi. È buono anche lui, lo conosco, ogni volta che è il periodo lo prendo sempre. Stessa linea delle mini burrate, non le ho mai provate loro invece. E qui c'è scritto con cuore ripieno di pesto e peperoncini. Non sono per me perché io non mangio piccante. Poi ho preso, qui c'è scritto che è una novità, della Sogni d'Oro. Quindi sono delle bustine di camomilla. Solubile, senza zuccheri, però è anche Digest Pro, quindi con del probiotico dentro. Quindi c'è sia la camomilla più 1 miliardo di cellule vitali. Proprio sono stanca, si sente, mi sa, Poi una confezione gigante, pensate, questa soltanto mi sembra 2,90 euro, comunque poi i prezzi li vedete. E dentro ce ne sono 10 più 2, quindi 12 Twix. Un filoncino di pane al sesamo. Una confezione di confettura extra e questa è alla pesca. E poi in offerta, aspettate che mi avvicino, in offerta ho preso un sacco di frutta secca. Noi la frutta secca, aspettate che però voglio togliere questo, ok. La frutta secca la usiamo anche per la colazione, anzi soprattutto per la colazione e, come vi ho detto più volte, anche come spezzafame. Ho preso delle noci pecan, ne ho presa una, due, tre, sono davvero buone queste noci pecan perché hanno sì il gusto delle noci, però hanno quel leggero retrogusto, un pochino di pinoli, buone, veramente buone. Quindi sono tre, Alesto è la casa ed è la confezione quella grande perché ce ne sono dentro 200 grammi. Poi tre confezioni delle classiche noci e poi loro. Le noci del Brasile, no, queste sono meravigliose, veramente te ne bastano due
Io adesso non vi metto qua, comunque non mi metto a spiegare tutti i sali minerali, le vitamine, tutto ciò che contengono, a che cosa sono benefiche, però veramente questo tipo di frutta secca dovrebbe davvero esserci nell'alimentazione quotidiana di tutti. Ad esempio, vedete, magnesio, vitamina E, grassi insaturi. Tutto anche loro è una confezione da 200 grammi e ne ho prese così tanto perché appunto erano in offerta. Di solito costano molto molto di più. E poi siccome ho intenzione di fare dei lavori, dei lavori, vabbè, devo sistemare delle cose. Ho trovato anche loro in offerta i sacchetti profumati di felce azzurra. Qua c'è scritto che garantiscono una profumazione di 6 settimane, appunto negli armadi, nei cassetti. A dire il vero, io questo ne metto uno, lo metto sotto al sedile della macchina e profuma la macchina che non vi immaginate, e ne ho prese 4 confezioni. Quindi 4. E poi per finire, se riesco a non far cadere tutto, non è la schiuma appunto, è il gel da barba, che è quella che usa sempre lui, della Nivea Men, la Sensitive. E poi 3 confezioni di caffè decaffeinato. Dentro ce ne sono 16 capsule, va bene per la macchinetta del caffè, quella a modo mio, e basta. Io adesso vi saluto e sono sicura che domani tornerò a prendere anche le altre due colorazioni dei coltelli. Vado a mettere immediatamente questi bellissimi tulipani in un vaso e io vi auguro una bellissima serata.